Piccolo sito museo diffuso che mi faccio in casa mia nella piccola isola sperduta del Mediterraneo, attuali e contemporanei, e passare innanzitutto attraverso l'onda media, cioè i mezzi di informazione della propria organizzazione. Un museo della vita, un sito fortemente competitivo, se non esiste, una newsletter, presenze e profili sui social di alto profilo. Tutte queste cose sono tenute insieme dalla presenza di contenuti. Se io faccio contenuti e li metto e li aggiorno frequentemente, i contenuti non sono però la storia di quel quadro che non mi leggo, non si legge nemmeno mia nonna. Significano raccontare quel quadro attraverso il sito, attraverso gli altri strumenti online, cioè dell'organizzazione, e far venire la voglia di venire da Pechino a qui a vedere quel quadro. Questo in Italia non l'abbiamo fatto per 30 anni e c'erano le risorse. Adesso non ci sono le risorse e stiamo iniziando a capire come farlo. Però ciò che significa che ci industrieremo e costruiremo l'industria dei beni culturali su queste basi. Informazione, tecnologia. Contenuti significa, un passo avanti, mi farebbe piacere soffermarmi con voi su ognuno di questi aspetti perché richiederebbero un po' di approfondimento, ma i tempi erano contingentati e sarà per un'altra volta. Contenuti significa, attenzione, non solo, poi vanno professionisti, quindi un po' di suggestioni, dopo voi ragionate con la vostra testolina, con la nostra che facciamo come anch'io faccio tutti i giorni. Trasformare in narrazione, cioè fare storytelling, l'offerta, le attività, i progetti, i servizi di quel contenitore. Qui dentro si potrebbe fare comunicazione e a mio avviso ci vorrebbero almeno 10 professionalità da subito che potrebbero campare autonomamente facendo impresa, senza nessun problema. Io domani mattina vengo qui a capo, faccio un'impresa con 10 giornalisti e facciamo comunicazione e facciamo soldi, secondo me, non c'è nessun problema. Mi sto dando degli input, poi lo facciamo insieme, vi accompagno se trovate 10 di voi che si mettono insieme. Però ci vogliono le risorse perché una sola persona non lo può fare. Fate la testa, una roba come questa che vedete qui, una sola persona non lo può fare, è indubbio. Uno non lo può fare, ma nemmeno 5. Alla luce di quello che vi ho detto, tecnologia, informazione strutturata, che significa contenuti nell'ottica di una narrazione sistematica, continuativa e multisecondaria, cioè costruita per diverse fasce di età. Altro problema del nostro paese: facciamo comunicazione come se i giornali li leggessero tutti quanti alla stessa maniera. Se un ragazzo di 10 anni, di 12 anni, di 16 anni, o se è un anziano di 60, o se una persona non istruita di 50, prende in mano il giornale, ma mi dica che cacchio ci capiscono di dentro, oltre a capire che D'Alema e Renzi si afficcionano la mattina alla sera. Non si capisce niente. I nostri giornali raccontano poco e male e non lo fanno in maniera multidisciplinare e multisecondaria. In gli ultimi tempi hanno recuperato un po', però ci abbiamo da affrontare cose del passato che ci vorrà ancora un po' di tempo. La novità rispetto al passato qual è? Che l'organizzazione, qualsiasi organizzazione, dalla più piccola alla più grande, quelle pubbliche e quelle private e quelle sociali, sono organizzazioni comunicative. E oggi, con un termine molto caro che ha teorizzato Tony Muscolini, uno dei più grandi comunicatori italiani, l'organizzazione la dovete vedere come io già, cioè due teste inseparabili: da una parte la produzione, da una parte la narrazione. Produzione e narrazione oggi non si possono più separare. Viviamo in una società in cui se non racconto non esisto. Se non racconto non esisto. Io personalmente ho qualsiasi tipo di organizzazione. Mettete su un blog, chi non ce l'ha, mettete su un blog, scrivete ogni giorno, ci abito a pensare nella maniera della rete. Chi lo fa ha successo, chi lo fa viene notato, chi lo fa esce dai confini di casa propria. Noi oggi abbiamo un'opportunità epocale, enorme. La nostra generazione precedente alla nostra non l'ha avuta, quella futura dovrà fare a cazzotti perché lo faremo tutti quanti. Oggi però abbiamo l'opportunità che io da Capua posso conquistare il mondo intero senza spostarmi da casa mia.
e sta succedendo, e c'è un'economia costruita su questo. Non vi dico palle, non è stato male adesso, mi vedete parlare con enfasi, perché negli ultimi 3-4 anni ho girato molto anche a livello internazionale, ho avuto delle esperienze importanti che mi hanno portato a toccare con mano quello che vi sto raccontando. Il ciclo hard della produzione e il ciclo soft della narrazione sono divenuti inseparabili. Il museo è il ritardo medium, è meglio di se stesso. Se è meglio di se stesso, funziona, se no, chiude. Così come ogni altra organizzazione. La novità è che l'organizzazione è diventata media. E ciò significa professionalità, significa possibilità di lavoro enorme per chi ha gli strumenti della cultura e della conoscenza, per chi sa scrivere, perché il mondo in cui viviamo è un mondo che si racconta quotidianamente. E poi ovviamente dobbiamo capire, come ci hanno invitato a fare le due colleghe che mi hanno preceduto, come far emergere rispetto agli altri quello che raccontiamo noi. I contenuti dunque sono l'aspetto chiave per l'engagement nella società che stiamo vivendo. Lo sviluppo e il management delle relazioni con i pubblici, cioè i tre aspetti delle relazioni pubbliche. Engagement, che è la parte iniziale, lo sapete, engagement è un termine, ma non so se significa fidanzamento, ed è la capacità di portare un nostro interlocutore a essere interessato a quello che gli stiamo proponendo. Una volta che lui è interessato, però dobbiamo, come si fa in una relazione tra persone, saldare questo rapporto e farlo venire sempre da noi. E quindi lo sviluppo, e poi il management, una volta che gli siamo piaciuti e funziona il nostro rapporto, dobbiamo capire come mantenerlo vicino a noi. Questi tre aspetti li ho raccolti in una bellissima slide che si trova nella landing page del sito di Apollo Advertising, e che racconta un po', non ho anche qui tempo di fermarmi, Aspire, Being Now, Find, Comfort, Connect, eccetera. Sono gli 8 aspetti fondamentali delle relazioni online attraverso i contenuti con delle persone. Chi è il visitatore? Entriamo nel terzo punto, quindi la conoscenza del nostro interlocutore. Io non posso comunicare, non posso fare informazione se non so, adesso mi verrebbe da dire un'espressione, chi cacchio è il mio interlocutore. Per 30 anni, gli ultimi 30 anni, il nostro paese, i giornali hanno fatto il giornale senza sapere chi è il loro lettore. Ma lo sapete quanti giornali si vendono in Italia? Sapete quanti giornali si vendono in Campania? O scrivete, non lo sapete. In Campania si vendono meno di 100.000 copie di quotidiani. Su 6 milioni di abitanti. Fate un conto, quante persone leggono? Chi sono quelle persone che leggono? Gliene importa della cronaca che hanno sparato a qualcuno? Ma il giornale c'ha una funzione sociale, ma il giornale deve fare la cosa politica, ma il giornale fa la cosa istituzionale. Il mio giornale oggi per me è un investimento. Se io do dei soldi alla Repubblica, al Corriere, al Sole 24 Ore, sono dei giornali che sono continuare in mattina, voglio che raccontino quello che io mi aspetto di leggere. E dato che l'abbonato o il compratore non è più quella persona generica, il popolino, quello che si compra a bar, eccetera, magari la mia persona, ma è l'imprenditore, il businessman, perché se facciamo il conto di quelli che si comprano i giornali rispetto alla popolazione e andiamo a mesciare con le statistiche e i dati, capiamo immediatamente chi è il lettore del quotidiano, ma anche il lettore del blog, il visitatore del museo. Dobbiamo sapere chi è il nostro interlocutore, che oggi è connesso, multicanale ed è attivo, è un prosumer, non è più un consumer. Non compro un giornale che sta l'articolo e si è vista foto del proprio paese, non se ne importa. La grande novità che ha rivoluzionato attraverso la tecnologia tutto quello che stiamo facendo è che ognuno di noi è diventato protagonista della comunicazione. Quelli che una volta erano i pubblici, i famosi target, termine bruttissimo usato solo nel nostro paese, a quel paese. Cioè target è una cosa, è un bersaglio, dobbiamo colpire. Termine militare mutuato dal marketing della guerra fredda. Parliamo di pubblici, negli Stati Uniti si parla di pubblici, persone che hanno una testa, pensano, hanno un cuore, emozioni e fanno oggi delle scelte e ci puliscono. Se i giornali vengono così come, forse è perché i lettori puliscono, perché se io compro il giornale non mi piace, dopo non lo compro più. Se io prendo lo yogurt e non mi piace, non lo compro più. Noi oggi abbiamo una grande opportunità, solo che non la stiamo sfruttando e ci stanno passando da anni. Gli italiani si stanno andando a comprare i giornali inglesi, i giornali americani.
In passato non avveniva questo. Leggete i dati, leggete le statistiche. La grande novità che ci deve far pensare quotidianamente è che chi erano i destinatari della comunicazione e dell'informazione sono diventati protagonisti. Dalla mattina alla sera cercano di capire come farsi notare, come farsi vedere. Allora comunicazione, ma anche informazione, oggi significa mettere, io direi riportare, perché l'Italia era stato negli anni 70 un fautore di questa filosofia, la persona al centro della comunicazione. La persona significa chi è il nostro interlocutore. E allora una bella iniziativa che abbiamo vissuto domenica scorso, qualche giorno fa, che ci fa capire la strada finalmente anche in Italia delle famiglie al museo. Io direi che le famiglie al museo dovrebbero essere tutti i giorni, perché io qualche mese fa ho provato a portare i miei figli alla Reggia di Caserta, c'era un po' di fila e c'era il sole nel mese di giugno e io non posso tenere tre bambini di 2, 6, 7 anni, 8 anni per un'ora sotto al sole, perché la Reggia di Caserta non c'è un ingresso per le famiglie. Sono andato a Parigi, ingresso privilegiato famiglie. Sono andato a Barcellona, ingresso privilegiato famiglie. In Italia non si sa perché le famiglie sono uguali agli altri. Io però con tre bambini piccoli a fare una sotto al sole è difficile, perché soprattutto con i 2 anni e mezzo, altra esperienza, altra possibilità. Nei nostri luoghi culturali l'approccio non è multisecondo, cioè se viene una persona con un bambino o se viene un adulto di 60 anni il percorso è uguale per tutti. Non è possibile. La gente se ne va oggi, per quello che vi ho detto prima, chi fa la scelta? Io, se devo andare a Caserta, devo andare in Spagna, magari scopro che è meglio andare in Spagna, perché l'aereo se lo prenoti in anticipo costa di meno e qui magari è più difficile raggiungere. Faccio Caserta in un altro posto italiano, diciamo. A Barcellona inizia a scendere dall'aeroporto, pista riservata, taxi famiglie che pagano il 30% di meno rispetto ai taxi normali, o bus agevolati. Compresa la visit card per vedere il museo, anche a Parigi, sapete che è un'esperienza internazionale. Mi vedete un po' arrabbiato perché poi persona al centro significa passare dalla tradizionale comunicazione A alla comunicazione con. Pensate a voi stessi ogni giorno, pensate a quello che fate. Non voglio essere oggetto di comunicazione, voglio essere soggetto di relazione. E questo è un bel esempio tratto dalla campagna che ha fatto. Siamo andati tutti i termini, ancora 3 minuti e mi fermo. Urgenza. Sì, sì. L'area archeologica di Massaciucoli. Potete mangiare, bere, fare foto, lasciare acceso il telefono, una serie di altre cose simpatiche. L'informazione e la comunicazione, le relazioni pubbliche sono il cuore della strategia di marketing e dunque lo strumento per essere competitivi. Con questo proprio 2 minuti ancora e concludo. Il sito culturale è competitivo se è parte dell'espressione del sistema territorio. Costruire i contenuti a partire dalle aspettative dei pubblici. Il visitatore turista non è un marziano che va a visitare il sito e poi se ne sta vicino al periodo. Qualcuno di voi è andato al muro di Parigi e poi è rimasto chiuso nel suo albergo e si è preso l'aereo e si è tornato? No. Vuole sapere come si deve spostare, dove si può mangiare qualcosa di buono, vuole fare una serie di altre esperienze. La novità dei prossimi anni è costruire il website, che è il media per eccellenza dell'organizzazione, quindi anche del bene culturale, come hub, dove quando riesco a calappiare, fare engagement e portare sul mio sito il visitatore, il possibile fruitore, dopo non lo devo far andare più, gli devo offrire tutte le informazioni che cerca per chiudere il pacchetto e per prenotare, per comprare il biglietto. Quindi questi 4 aspetti, pensateci, approfondite, i dati a disposizione o mantenere in rete, ritagliateli ogni giorno 5 minuti per recuperare dati online, per capire dove stiamo andando e che cosa posso ricavarne io per il mio lavoro. Tecnologia, contenuti, relazioni, competitività.